Nuova puntata del Drama Leak, quarta parte dedicata alla versione 4.1 perché sono usciti finalmente i gameplay dei personaggi di Vrio Tesley e Neo Villette, che non ve li posso far vedere, quindi facciamo una sorta di radiocronaca del tutto. Poi andiamo un pochino a specificare quelli che sono gli eventi della 4.1. Ho visto anche qualcosa per quanto riguarda le nuove aree esplorabili, sempre della 4.1. E poi oltre a questo vi dirò anche qualcosina legata all'Archon Quest senza fare spoiler, ovviamente. E poi per ultima cosa parleremo anche per quanto riguarda dell'anniversario, perché per chi non lo sapesse, all'interno della patch 4.1 cade l'anniversario di Genshin Impact, ovvero il 28 di settembre, ok? Allora, cominciamo da questi gameplay di, appunto, di Vrio Tesley e di Neo Villette. Che allora, se ve li devo riassumere, essenzialmente Vrio Tesley è un Eizo che ci ha creduto di più, e anche tanto, che tira fuori il guanto dell'infinito in stile Thanos, ma sono dei guantoni da box essenzialmente, che ricorda tantissimo Luca di Honkai Star Rail. Ho visto tante persone citarlo, ed effettivamente è vero questa cosa. Però, appunto, è un Catalyst che fa pugni. Molto divertente anche da giocare, immagino. E la cosina divertente di tutto ciò è che quando lui utilizza l'Elemental Skill, appunto, tira fuori questi guantoni da box. E quando fa la sua Elemental Burst, insomma, si vede questa animazione dove lui tira fuori il guanto, lo mette dentro essenzialmente il pugno e poi tira fuori un pugno veramente molto forte. Ha un talento che gli fa essenzialmente attivare un simbolo sulla spalla sinistra. Un pochino simile a quello della Wolf Gravestone, ovvero che si vede essenzialmente un lupo, perché appunto ricorda, immagino, quello il resto del suo kit del personaggio. E quando c'è questa roba attiva dovrebbe fare un pochino più di danni. Queste cose. Mentre invece, per quanto riguarda Neo Villette, Neo Villette è praticamente Goku. Cioè, hanno messo Goku all'interno di Genshin Impact. Perché che cosa vai a fare? Vai letteralmente a, innanzitutto, a lanciare robe. Cioè, lui utilizza il bastone un pochino come Welt Young all'interno di Honkai Star Rail. Quindi lo vedi un pochino utilizzare anche questo. Però poi lui, ovviamente, deve fare questi attacchi caricati. È il suo modo principale per fare danno. E che cosa va a fare? Va letteralmente a caricare una sorta di onda energetica, che è veramente molto bella da vedere. Però qua la cosa particolare dov'è? Che purtroppo lui soffre di quello stesso problema del quale soffrono personaggi tipo Ganyu, tipo Linei, o comunque quei personaggi che devono aspettare che appunto si carica l'attacco caricato, e mentre fanno questa animazione non possono essere interrotti. Per quale motivo? Perché se vengono interrotti perdi appunto tutto il caricamento. Quindi quello che gli serve a Neo Villette è resistenza alle interruzioni o quantomeno uno scudo. E infatti avevo visto in rete, che ci sono diversi gameplay, se li andate a cercare su Reddit appunto, dove appunto si vede la differenza tra Neo Villette C0 e Neo Villette C1. A C0 se ti colpisce per esempio una Ruin Guard non fai più l'attacco caricato, mentre invece a C1 riesce a resistere mi pare a 3-4 attacchi delle Ruin Guard, che solitamente appunto ti spingono in avanti. Quindi questo è un pochino importante da dire, bisogna farci attenzione se vogliamo investire di più su questo personaggio. Ora, da persona che si è abituata a fare il jump canceling con Utao, io dubito che avrò problemi. Ora, non voglio stare qui a dire che sarà semplice da giocare, perché questo ovviamente non lo so. Però ti dico, se mi sono abituato a quello e stiamo parlando di stamina, penso che troverò una soluzione, cioè mi metterò uno scudo, mi metterò, non so, uno Zhongli, mi metterò. Potrei anche mettere uno Xingqiu, per esempio. Xingqiu ti dà resistenza all'interruzione. Poi, certo, se dovessi trovare una Deia prima o poi dal banner standard non sarebbe male. Però, appunto, fateci attenzione, gente, perché questo è piuttosto importante. A parte questo, avevo un pochino ragione nel chiamarle bollicine, quelle robe che lui va a fare con la sua Elemental Skill e la sua Elemental Blast. Perché l'Elemental Blast, tra l'altro, è fighissima. Perché si vede lui che tira fuori il bastone, lo va a fare così, insomma, un movimento di questo tipo, e va a evocare una roba, cioè, veramente, è proprio fighissima l'animazione. Però appunto, quando finisce, si vedono essenzialmente delle sferette di Hydro, qualcosa del genere, che devi prendere sul campo per avere dei vari bonus. Io le ho chiamate bollicine, poi, insomma, siamo lì, siamo lì. Detto questo, parliamo un pochino di altre cose, perché vi voglio far vedere essenzialmente quelli che saranno gli eventi, non tanto gli eventi, ma appunto i contenuti principali di questa versione 4.1.
Allora, cominciamo qua. Ovviamente ci saranno le nuove aree, che spoiler per le nuove aree, sono veramente molto belle. Anche se cioè, praticamente si è vista la parte sotterranea che dovrebbe essere appunto di questa fortezza legata a, insomma, alla parte di storia di Pirotesri. Poi si è visto anche il nuovo istituto di ricerca di Fontaine, dove ci sono essenzialmente quei cubi di Hydro che fluttuano in aria. Però per qualche motivo non ci hanno svelato quasi niente questi leak. Cioè, ci hanno fatto vedere le aree e basta, quindi niente di che sotto questo punto di vista. Però insomma, andando avanti, questi sono i contenuti della 4.1. Ora, ignoro questo qua, per un motivo molto semplice, ma ci arriveremo. E allora, all'interno di questa patch vedremo un evento dedicato a Mostad, essenzialmente il Festival della Poesia, dove ci daranno l'arma gratuita, ovvero il Catalyst, del quale avevo già parlato nella terza parte. Nonostante molte persone si aspettavano una spada che scalava con HP, purtroppo non sarà così. Sorry, gente. Poi ci sarà un evento dedicato a Cree, dove andremo a letteralmente a far esplodere i pesciolini. Va bene. Ci sarà quell'evento dove dobbiamo utilizzare essenzialmente tre personaggi nel party per fare insomma, sfide di combattimento. Poi ci sarà un Jellyfish Recovery Event, essenzialmente un evento per recuperare meduse, qualcosa del genere. E poi ci sarà un bando dedicato al concerto che faranno. E poi ovviamente ci sarà anche Arlecchino nella storia. Ma questo è un tantinello spoiler, ma lo stavo per dire perché nella Arkham Quest 4.1 dovrebbero appunto vedersi questi personaggi. Ora, qua c'è tutta la lista, io ve la faccio vedere, ma non voglio citarla tutta. Però appunto Arlecchino dovrebbe vedersi nell'atto 3 e nell'atto 4, appunto, della Arkham Quest di Fontaine. Mentre invece appunto qua ci sono altri NPC nelle storie queste, Neuvillette e Brio Tesley. Oltre a questo, direi che possiamo finalmente parlare dell'anniversario che cadrà appunto all'interno di questa patch, perché arriverà anche qui un login event di 7 giorni. Quindi essenzialmente che cosa succede? Ti danno 10 pool gratuite. Basta. E dico basta perché, come si può vedere qua, c'è questo bundle del concerto, che ok, ti dà 1000 primo, è una nemica, chi se ne frega, devo dirti proprio la sincera verità. Però dov'è il problema? Che, dato che questo è un bundle, tu lo devi comprare. E questo potrebbe costare sui 20 o 30 euro. Quindi, essenzialmente, il nuovo Wind Glider, che metteranno all'interno del gioco, sarà a pagamento. E qua ti dico, io non lo so, come si può già vedere da questo tweet di risposta, io non lo so quale sarà la risposta della community, ma sicuramente non sarà positiva, perché ti ripeto, stiamo parlando di un Wind Glider. Guarda che l'ultima volta che hanno fatto un concerto e c'era un Wind Glider gratuito, io te lo faccio vedere subito che alla fine che cosa era successo, che stiamo parlando essenzialmente di questo qua, ovvero questo qua che ho messo su Zhongli. Ovvero il Ali della Galassia Brillante. Questo qua in origine, per chi si ricorda del primo anniversario di Genshin, doveva essere a pagamento. Poi hanno ricevuto talmente tanto feedback negativo che, insomma, chi gioca a Genshin si ricorderà che le persone avevano lasciato recensioni negative praticamente su qualsiasi gioco che c'era sul Play Store, su App Store e quant'altro. E quindi, dato che avevano fatto così tanto casino, poi la Hoyverse ha ritrattato tutto e non solo ci avevano dato il login event con 10 pool gratuite, ma poi ci avevano spedito tramite le email all'interno del gioco altre 1600 primogems in aggiunta al Wind Glider, essenzialmente questo aliante sempre nelle email. Quindi, ora, io non lo so quello che succederà, gente, però, dato che questo l'abbiamo già visto ormai 2 anni fa. E, insomma, aspettatevi una gran bella reazione da parte della community, sempre se viene confermata questa cosa. Ora, in tutto ciò, però, voglio dire un'altra cosa: che a me non è che frega più di tanto. Cioè, non è che un Wind Glider ti cambia la vita, ok? Cioè, sono carini tutto quello che vuoi, ma dopo un po' di tempo, cioè, chi se ne frega, cioè, ok? Quindi, se riusciamo a prenderlo, bene, ma se no, pazienza. Anche se vale a dire a tutte queste persone. Insomma, ci sarebbero altre cose da dire per quanto riguarda le varie animazioni dei personaggi. Guarda, giusto per dirvi una cosa, e anche per spiegare perché ho messo il signorino Kaeya qua su schermo, è che praticamente
molte persone hanno capito che il personaggio di Virio Tesri va a sostituire Kaia per fare l'Ice Bridge, ovvero il ponte di ghiaccio che tu puoi fare appunto sull'acqua. Che è un pochino una roba un pochino triste, se mi permetti, perché ormai Kaia era quel tipo di personaggio che veniva utilizzato proprio per fare questa cosa, era ormai rinomato per questo aspetto all'interno del gioco, anche se appunto se utilizzi per bene Sayu ormai questa cosa non si fa quasi più. Io per esempio ho utilizzato Ganyu ormai da una vita per quanto riguarda queste cose, però appunto era giusto per spiegare anche questo, perché quando hai un Catalyst che ti fa attacchi di Crio e riesci ad applicarli anche sull'acqua, ovviamente hai più facilità nel gestire questo genere di cose. Però insomma, gente, queste erano tutte le informazioni per quanto riguarda la patch 4.1. Non so se arriveranno altre informazioni, però nel caso ne parleremo nella prossima puntata del Drama Leak, che molto probabilmente sarà su Honkai Star Rail in questo caso.